La voce dell'agenzia. Rubrica di informazione fiscale a cura dell'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna. Altra puntata del giornale radio online settimanale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna. Un cordiale saluto da parte di Biagio Cunzolo, oggi in studio con Antonella Pellegrino e Gianfranco Mingione per la parte tecnica. Questi i titoli delle notizie che tratteremo in questa puntata targata 5 febbraio 2018. Arrivano sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate in versione definitiva i modelli redditi 2018 per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone e le società di capitali. Iniziano domani gli incontri pubblici di avvicinamento al fisco digitale organizzati dall'Agenzia delle Entrate Emilia Romagna. Ai nastri di partenza il concorso Sostieni la legalità, riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell'Emilia Romagna. Ed entriamo subito all'interno di ciascuna delle notizie. Come abbiamo detto in apertura, arrivano sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate in versione definitiva i modelli redditi 2018 per le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società di persone e le società di capitali, con le relative istruzioni da utilizzare nella prossima stagione dichiarativa, esattamente per il periodo d'imposta 2017. Tra le novità di quest'anno, l'introduzione di una sezione dedicata agli affitti brevi e alcune variazioni che interessano le detrazioni relative al rischio sismico. Tra le varie novità, anche le percentuali di detrazione più ampie relative alle spese sostenute per gli interventi antisismici effettuati sulle singole unità immobiliari su parti comuni di edifici condominiali, per gli interventi che comunque comportano una riduzione della classe di rischio sismico. Per alcune spese, per interventi di riqualificazione energetica sulle singole unità immobiliari e su parti comuni degli edifici condominiali. Online sono disponibili anche i modelli Consolidato Nazionale e Mondiale 2018 e IRAP 2018. Iniziano domani gli incontri pubblici di avvicinamento al fisco digitale organizzati dall'Agenzia delle Entrate dell'Emilia Romagna. Presso la nuova sala riunioni della Camera di Commercio di Reggio Emilia saranno illustrati i principali servizi telematici e le informazioni fiscali reperibili sul sito dell'Agenzia delle Entrate. Ce ne parla in studio la collega Antonella Pellegrino dell'area di staff della Direzione Regionale, che proprio domani curerà l'incontro a Reggio Emilia. Benvenuta Antonella. Buongiorno a tutti. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è possibile accedere a diverse tipologie di servizi telematici e informazioni fiscali. Per saperne di più, l'Agenzia delle Entrate, in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, nell'ambito del progetto Entrate in Internet, sta organizzando su tutto il territorio emiliano-romagnolo una serie di incontri formativi a cura dei funzionari dell'Agenzia. Proprio come hai anticipato tu, Biagio, domani 6 febbraio alle ore 17 presso la nuova sala riunioni della Camera di Commercio di Reggio Emilia, nell'ambito della settimana dell'amministrazione aperta, si terrà il primo incontro di questo ciclo di appuntamenti dedicati al fisco digitale. Ecco, scusami Antonella, invece il prossimo appuntamento di avvicinamento al fisco digitale dove verrà organizzato? Il prossimo incontro si terrà a Bologna il 12 febbraio alle ore 17 nella sala Professor Marco Biagi in via Santo Stefano 119. La partecipazione è come al solito gratuita, previa iscrizione telefonando al numero verde 800 59 05 95 dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 13. Per maggiori informazioni ricordo che potete consultare il sito http://emiliaromagna.agenzieentrate.it o scrivere all'indirizzo dr.emiliaromagna.staffre@agenzieentrate.it.
Ebbene, dunque, appuntamento a domani a Reggio Emilia, presso la nuova sala riunione della Camera di Commercio, appunto, dove inizieranno questi incontri pubblici di avvicinamento al fisco digitale organizzati dall'Agenzia delle Entrate Emilia-Romagna. Concludiamo con l'ultima notizia: i nastri di partenza, il concorso Sostieni la legalità riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado dell'Emilia-Romagna. Dunque, singoli studenti, gruppi di studenti o intere classi che desiderano partecipare alla quarta edizione del concorso Sostiene la legalità, entro venerdì 13 aprile 2018 dovranno dare la loro adesione. Entro venerdì 27 aprile 2018 dovranno presentare un video per promuovere il valore costituzionale del pagamento delle tasse, oppure scegliere di raccontare la propria esperienza d'alternanza scuola-lavoro all'Agenzia delle Entrate. I tre migliori elaborati saranno premiati con buoni d'ausilio all'attività didattica del valore di 800 euro per il primo classificato, 700 per il secondo e 500 euro per il terzo. Il concorso Sostieni la legalità è organizzato dall'Agenzia delle Entrate dell'Emilia-Romagna e dall'Agenzia delle Entrate Riscossione Emilia-Romagna insieme all'Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna ed è riservato, come abbiamo già anticipato, agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado che hanno partecipato al progetto Fisco e Scuola o Seminare la legalità o sono coinvolti nel progetto d'alternanza scuola-lavoro un consulente in famiglia. Comunque tutte le informazioni, compresa anche la scheda d'adesione e il bando, sono disponibili sul sito regionale dell'Agenzia delle Entrate dell'Emilia-Romagna. Ebbene, è tutto per questa puntata del 5 febbraio 2018. Un cordiale saluto da parte di Biagio Cunzolo e da parte dei colleghi oggi presenti in studio, Antonella Pellegrino e Gianfranco Mingione. E a risentirci tra una settimana, sempre all'interno del giornale radio online dell'Agenzia Entrate Emilia-Romagna.